E siamo tornati in Dark Souls. E dopo essere caduti un sacco di volte da quello stramaledetto ascensore. No, ma come si fa? E trovato anche questo bellissimo abito. Sì, è davvero fico. E distrutto anche un po' di nemici, guadagnato un po' di anime e aumentato un po' di livello. Siamo pronti per battere il nostro boss. Ma io la odio tutta questa merda. Questi mostri poi. Ma perché ci deve essere tutto questo fango velenoso? Oh no. E ci si mettono anche gli orchi. Mamma mia. Con che tempo. Sì, ciao bello, ciao. Corri ragazzo laggiù. Madonna, è dietro di me. Ok, siamo entrati nel dominio di quella. Però io mi devo curare. Mi sta seguendo? No. Oh mio Dio, che schifo. Ma sta pregando? La capisco con quelle schifezze che ha addosso. Vabbè, la lascio alle sue robe. E siccome abbiamo ucciso Cannibal e Mildred, questa volta ci vuole aiutare come fantasma per battere il nostro boss. Intanto ci curiamo anche. Perché la vita non viene segnata? Allora, perché la barra della vita non è rossa? Bah! Speriamo che come entra non muoia. Cosa? Perché ha poca vita il boss già? Cosa cacchio sta succedendo? No, questo è strano. Perché il boss ha poca vita? Eppure il mio fantasma. Il fantasma non ha vita. Infatti è morto. Che grandi bug. Che cosa cacchio sta succedendo? Che schifo che fai però. Mamma mia che... che culo. Oh merda. Merda. Madonna mia. Mi sono cagato in mano. Madonna mia. Al pelo proprio. Dai che sto morendo. E muore. Che dire? Questa boss fight è stata la più facile di tutte. Però non ho capito il perché il fantasma di Mildred non aveva vita e il boss non aveva la vita completa, cioè ce l'aveva un altro po' a metà. Cioè ce l'aveva a metà. Non so che cacchio è successo, però mi ci sono trovato bene. Bene, ora andiamo a suonare la seconda campana. Che poi perché si trova sottoterra non l'ho ancora capito.
c'è un falò qui vicino dove possiamo anche richiedere un patto. Sì, però se si muove che voglio andare al falò, dai. Dai, si sposti, voglio andare al falò. Oh. E qui abbiamo la sorella di Kelag col quale possiamo stringere il patto. Possiamo offrire l'umanità per aumentarci di grado. Però la cosa strana che sto notando ora è perché sta così morendo di freddo. Cioè non ho capito perché sta così sembra come se sta morendo di freddo. Veramente non dovrebbe stare così. Dovrebbe stare anche lei a pregare. Che cosa strana. Stanno succedendo delle cose strane. Ok, sono rientrato e uscito dal gioco. E lei in questa posizione dovrebbe stare. Non nella posizione di prima, che sembrava che stava tremando. Strano, stanno succedendo un sacco di cose strane. Ok, vediamo se possiamo aumentarci di livello. E dire di aumentarci appunto la forza e la vitalità. Grazie mille, tante care cose. Ci vediamo alla prossima. Ok, visto che ci troviamo qui, vorrei provare a battere quello schifo che riesco a vedere già da qui. Ma salve, come sei bello. Però un po' mi dispiace ucciderlo, è così triste. Ma chi se ne frega, uccidiamolo lo stesso. Ok, ora, prendendo questo oggetto, il gigante lì si incazzerà. 3, 2, 1, olè. Ma che cazzo? Ok, se partiamo così, partiamo male, lo dico. Olè, quanto poco gli devi togliere. Oh, merda. Perché ho una sola anima? Dovrei averne zero. Ma cosa cacchio sta succedendo al gioco? Le mie anime, le mie anime, le mie anime. Ma cosa cacchio sta facendo quell'altro? E perché va così a scatti? Ma che cacchio succede? Mannaggia. Ora tolgo di più. Mamma mia, che schivata. No, vabbè, se continuo così lo uccido in un niente, dai. Beh, niente, ne avremo per le lunghe, però. Dai, se continuo così lo uccido. Però più veloce, non glieli puoi dare sti colpi. Olè! Se mi prende una sola fiammata, mi uccide. Ma perché fa soltanto questo attacco ora? È come se si fosse bloccato. Ah, ora dicevo. Ma perché non mi sto zitto? Mamma mia! Ma cos'è che sono? Ossa! Sono ossa che escono dalla sua schiena. Mamma mia! Dai, cosa c'è? Hai paura? Muoviti! Dai, dai, solo un colpo. Ma che cavolo. Olè! Mamma mia.
Sto sudando. Ho le mani tutte sudate. Quanto è difficile sto boss. Olè. Ucciso! L'ho ucciso! No, 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 ma... Ma che diavolo è successo? Cioè, aveva un altro po' di vita, tutti insieme! È calata la vita? E gli ho dovuto soltanto dare un colpo ed è morto. Ma che cacchio sta succedendo al gioco? Cioè, queste cose non mi sono mai capitate. Beh, almeno l'abbiamo ucciso. Che cacchio. Ah, e visto che ci siamo presi una nuova veste, ci mettiamo questa. Guarda che fichi che siamo. E ora sapete che cosa succede? Dobbiamo rifarci tutta la strada per tornare al santuario delle gambe del fuoco. Dobbiamo farci di nuovo la città infame, di nuovo le fogne, di nuovo tutto il borgo dei non morti per tornare indietro al santuario delle gambe del fuoco. Che bellezze! Ok, c'è stata una cosa bellissima, ma non l'ho potuta registrare. Cioè, è caduto il macellaio da quelli travi ed è morto sul colpo. Peccato che non l'ho potuta registrare sta scena. E mi è morto di nuovo come una ballerina. Ah, è vero, qui dobbiamo salvare il nostro piromante. Ui, divertiamoci a rompere tutto. Che cosa stanno vedendo i miei occhi? No, vabbè, ci sono dei pezzi di barile rimasti in piedi che volano. Next gen! Stanno accadendo delle cose strane, però io mi ci trovo bene perché i nemici hanno poca vita. Però è strano sto fatto. No! Io ho tolto soltanto 3 di vita ed è morto sul colpo. Ci manca poco, dai, ci manca poco. Oh, finalmente è tornato alla barra rossa completa, i nemici. Vuol dire che si è risistemato tutto. Però è strano che in quel posto faceva così. Ok, siamo arrivati al santuario delle gambe del fuoco. Purtroppo non posso riposare perché la guardiana è stata uccisa. Ma ho guadagnato un po' di anime e posso sprecarle per comprarmi qualche magia. E direi di comprare la freccia dell'anima. È caduta controllata. Ok, io stavo girando qua e là per vedere se era cambiato qualcosa oltre al piromante che è arrivato, quando ho notato che è uscito anche il vermone con i baffoni alla Fu Manchu. Guardate che bello che è. Ragazzi, un'opportunità per voi. Se volete sapere il suo numero di telefono, contattatemi in chat privata su Facebook e vi darò il suo numero di telefono. Chissà, forse da cosa nasce cosa. Oh, e la cosa che avevo dimenticato di prendere era la lavarda! Cacchio! No, pensavo di non averla attirato. E io scappo. Ok, siamo tornati umani. Armonizzato qualche magia, messo il catalizzatore. E ora siamo pronti per andare lì dentro. Nella fortezza di Sam. Ma questo lo faremo una prossima volta. Il video finisce qui e ci vediamo alla prossima. E un ciao anche da Gino. Saluta Gino. Ciao.
E ci credo che le fa freddo, non ha neanche un vestito addosso.